abbracciano ancora per voi i Suburban Grill. Ciao a tutti e bentornati nella cucina dei Suburban Grill. Oggi a Grigliate Urbane completiamo il percorso attraverso la Holy Trinity del barbecue americano, sperimentando le pork ribs, che insieme a pulled pork e brisket rappresentano le pietre miliari per noi griller. Abbiamo già sperimentato la cottura delle costine di maiale, ma questo gustoso piatto può essere preparato in varie combinazioni e resta comunque uno dei piatti più buoni da cucinare al barbecue. E oggi la prepariamo insieme al nostro partner Venecu, che ci fa provare il suo pork dry rub creato appositamente per la carne di maiale e la sua salsa barbecue spicy bitroy a base di rapa rossa. Quindi mettetevi comodi e buona visione! Prendiamo una baffa di costine St. Louis. Sono più piccole rispetto alle tradizionali, ma hanno un gusto molto più concentrato. Come sempre, le tamponiamo con della carta per assorbire la condensa in eccesso. Questa che vedete è la Silver Skin. Dobbiamo rimuoverla, altrimenti darà fastidio alla masticazione. Quindi ci aiutiamo con un cucchiaino da cucina, lo infiliamo da un lato e se ne viene via molto facilmente. Noi consigliamo sempre di toglierla per non dare quell'effetto calloso durante la masticazione. A questo punto dobbiamo rimuovere giusto un po' di grasso in eccesso. Quindi coltello ben affilato e rimuoviamo i punti con maggiore accumulo. Il grasso in eccesso va rimosso per ottenere una cottura uniforme in ogni punto della baffa. Questa carne è talmente tenera che anche il grasso se ne viene via con molta facilità. Iniziamo quindi a preparare la marinatura. Come elegante utilizziamo una salsa davvero particolare del nostro partner Venecu, la salsa barbecue spicy bitroy a base di rapa rossa. Un pennello da cucina e iniziamo a spalmarla lungo tutta la baffa. La quantità deve essere omogenea, quindi tiriamola per bene e non lasciamo punti in cui ve ne sia in eccesso. Come sempre copriamo ogni faccia, compreso i tagli laterali. Questa salsa è davvero aromatica. Rispetto alle normali salse barbecue, ha probabilmente qualcosa in più perché sprigiona un profumo davvero delizioso. Come rub utilizziamo il pork dry rub, creato da Venecu appositamente per la carne di maiale. Apriamo il suo comodo dosatore e cospargiamo la baffa interamente. Sia da un lato che dall'altro. Tamponiamo lievemente con la mano in modo che il rub venga assorbito completamente nella carne. Ovviamente copriamo anche i lati corti.
Visto che è una baffa molto sottile, lasciamo riposare per giusto 2 ore e nel frattempo andiamo a preparare il nostro barbecue urbano. Oggi facciamo un allestimento un po' diverso dal solito. Infatti abbiamo rimosso una delle due griglie inferiori e abbiamo inserito la piastra refrattaria spostata tutta da un lato. Disponiamo il carbone quindi sulla griglia che è rimasta. Nella parte restante inseriamo una tavoletta di cedro rosso canadese, creata appositamente per l'affumicatura. In genere il cibo viene posizionato direttamente sopra la tavoletta, ma noi in questo caso la utilizzeremo in modo differente. Accendiamo e attendiamo che la brace si faccia ardente. Quando la tavoletta inizia a fumare, possiamo inserire la nostra baffa appesa con un gancio. Ricordiamo che la tavoletta, come tutto il legno per affumicatura, prima di essere posizionato vicino alla brace deve restare in acqua almeno per un'ora. Un'occhiata alla temperatura di partenza e possiamo chiudere. Per mantenere la carne umida, ogni 10 minuti nebulizziamo una miscela di aceto e succo di mela. Raggiunti 60 gradi al cuore, termina la fase di affumicatura. Possiamo già notare un bark molto interessante. Possiamo quindi sganciare la baffa e continuare la cottura con la fase di foil. Poniamo quindi le costine in 3 fogli di carta argentata e inumidiamo ancora con aceto e succo di mela. Chiudiamo il cartoccio e reinseriamo la sonda. Infatti il nostro prossimo obiettivo è raggiungere i 93 gradi. Inseriamo quindi il cartoccio nel barbecue urbano. A questo punto dobbiamo alzare un po' la temperatura, quindi ne approfittiamo della tavoletta per affumicare, che posizioniamo direttamente sulla brace. Abbiamo raggiunto i 93 gradi al cuore e possiamo prelevare il cartoccio dal barbecue. Apriamo la carta argentata e applichiamo ancora un po' di salsa barbecue Spicy Betroy di Venecu. E a questo punto posizioniamo la nostra baffa direttamente sulla griglia. Questo ci consentirà di asciugare e dorare le nostre costine. Dopo un quarto d'ora di cottura diretta su griglia, le nostre costine sono pronte. Possiamo quindi servirle, ma prima di tagliarle ricordiamo sempre di rispettare la fase di rest, il riposo, almeno per 10 minuti. Possiamo finalmente affettare, ma la carne è talmente morbida che potrebbe distaccarsi con le mani. E questo è tutto merito delle fasi di cottura che si sono susseguite,
e delle temperature raggiunte. Non ci resta finalmente che assaporare uno dei piatti più buoni da preparare al barbecue. E buon appetito dai Sud Urban Grill!